Mi sono iscritto quando praticamente era nato nel 2004, circa 2005, quindi in Italia non era ancora famoso. Finché non sono stato hackerato qualche anno fa, lo usavo abbastanza volentieri. Il 4 febbraio 2004 uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, insieme ad un gruppo di amici creò The Facebook, il libro delle facce. Questo evento ha segnato una rivoluzione nella società, influenzando concetti come privacy, amicizia, informazione, politica e lavoro e dando origine a nuove professioni orientate ai like. Io lo uso da una decina di anni, però principalmente non come social, inteso rapporto. Insomma, umani virtuali, ma soprattutto per il lavoro. Mi sono iscritto per guardare cosa facevano i miei figli. Lo utilizzo pochissimo, è più che altro per informazioni, cioè informarmi sull'attualità. Non mi è mai piaciuto come social, quindi non l'ho mai avuto. Molti dei suoi utenti, i millennials, sono ormai signori di mezza età, mentre i più giovani lo percepiscono come il social dei boomer e non ne vogliono neanche parlare. Una piattaforma digitale che racconta la società dell'ultimo ventennio, che le fake news viaggiano molto più veloci della verità, l'odio ottiene più like dei buoni sentimenti e soprattutto che i social alimentano estremismi e sono un pericolo per la sicurezza. Dall'avvento di Facebook abbiamo cambiato le nostre abitudini in merito alla privacy, cioè noi diamo il consenso ai nostri dati personali anche senza volerlo. Dipende come si usa il social. Se si utilizza tutto in maniera corretta, non credo ci siano problemi. Se i social venissero utilizzati per una divulgazione oggettiva e giusta per sfruttare le conoscenze, sarebbe ottimo. Purtroppo vengono utilizzati anche per altro. La cosa più brutta sono l'iscrizione dei fake. Fa vedere una visione che non è vera, per cui è molto una cosa finta.